Abbiamo argomento Davide Vannoni è sereno e l'umore di chi sa di essere innocente. Così i due avvocati del presidente della Stamina Foundation questa mattina in tribunale a Torino per l'apertura del processo per tentata truffa alla regione Piemonte. Vannoni non è presente perché si tratta di un'udienza tecnica, ma i legali assicurano che seguirà il resto del processo. Dopo una breve udienza, il processo è stato rinviato al 22 maggio. Il pubblico ministero ha chiesto l'audizione di 26 testimoni e la difesa ha risposto con 30, fra cui l'ex presidente della Giunta regionale del Piemonte, Mercedes Bresso, e due ex assessori. Fra i primi a sfilare il 22 maggio ci sarà Riccardo Nicotra, all'epoca consigliere regionale del nuovo PSI, che fu coinvolto nell'iter verso la richiesta di finanziamento di 500.000 euro, ora contestata dalla Procura. La Regione Piemonte non si è costituita parte civile, ma sentiamo la dichiarazione di uno dei due avvocati. Unica domanda già capitolata. Avete avuto, da che malattia eravate, siete affetti, avete avuto benefici dalle cure. Le cure sono state praticate con il metodo definito metodo Vannoni. Questi sono i filoni. Poi veniva contestato che i due ucraini non avessero sufficienti curricula tranquillizzanti, curricula sul piano medico-scientifico. Noi abbiamo portato tutte le loro pubblicazioni, la videata dei siti più accreditati in materia, che alcune di queste pubblicazioni le riprendono, il curriculum accademico di entrambi i due ricercatori e inviti fatti da altre università, vedi Università di Tokyo, che li chiamò per fare un convegno proprio sulla ricerca sulle staminali. Quindi noi su tutti i punti che compaiono sul capo di imputazione, in buona sostanza, visto che ce l'avete tutti, su tutti i temi abbiamo o documenti o testimoni o entrambi. Quindi siete sicuri della vostra difesa? Siamo convintissimi dell'innocenza, convintissimi, non convinti. Siamo più che convinti e ce lo siamo detti non davanti alle telecamere, non perché siamo i difensori, io e l'avvocato scrivo, ma perché ne siamo intimamente, fermamente convinti. Come del resto convinto dell'efficacia delle cure era il Vannoni, e la miglior prova di ciò ne è il fatto che lui provò le cure su di sé. Quindi, più in buona fede di questo.